credo che mi abbiano potuto dare il segno di quello che possa essere significato più alto della giornata di oggi. È sempre molto difficile riuscire a sintetizzare il proprio pensiero in questi momenti, in queste occasioni. Ma quello che salta in mente in questi giorni, ascoltando la televisione, è la disputa su chi non vuole dimenticare la memoria del passato e i morti, i nostri morti caduti in guerra, e chi insiste sulla conciliazione, sulla pacificazione. Conciliare i valori di chi ha combattuto contro il fascismo nella resistenza per l'unità d'Italia, per un'Italia che sia una e indivisibile, con quelle persone che ritengono che l'Italia probabilmente si possa dividere in 3, in 15, in 10 o in 20, non ha importanza. E non dimentichiamo che questa è anche la festa di chi è deputata a tenere l'Italia unita, di chi è deputata a fare questo giorno con noi. Grazie. Capriccio, o non diamo ragione al nostro amico, anche se ha ragione, noi gli dichiariamo guerra. Quando interrompiamo la pace con un nostro fratello, non lo perdoniamo. Nel mondo diminuisce l'amicizia e cresce l'odio e la divisione. Quando pensiamo solo a noi stessi, non diamo in prestito, non condividiamo, quando organizziamo la nostra vita come se gli altri non esistessero, noi lavoriamo per la divisione. Quando interi paesi, intere categorie di persone non si sopportano, si accusano a vicenda, allora nascono delle guerre. Il disarmo, il primo disarmo, il disarmo del cuore, dove ognuno di noi porta la polveriera che può essere sempre accesa. Non possiamo pretendere che la pace venga tra gli uomini se attraverso ogni pensiero, ogni azione noi non la prepariamo. Ogni atto di ingiustizia è un focolaio di guerra, ogni odio, ogni disprezzo dell'altro accumula poco a poco nella società quella capacità di male che poi esplode.